L'ANSA dichiara: si è aperto oggi, ma è stato subito rinviato per un difetto di notifica il processo per favoreggiamento personale che vede imputata a Marsala la giornalista della trasmissione di Rete4 Quarto Grado, Ilaria Mura. Secondo la procura di Marsala, che l'ha citata a giudizio davanti al giudice onorario Vivona dopo la riapertura delle indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, Mura avrebbe avvisato della presenza di microspie a bordo della sua macchina, Gaspare Galeb, ex fidanzato della sorellastra della bambina Jessica Pulizzi. Galeb è stato già condannato per false informazioni al pubblico ministero nel processo sul sequestro della piccola in cui era imputata Pulizzi, assolta ad ogni accusa in via definitiva. La posizione del ragazzo si è invece poi chiusa con la prescrizione in appello. Mura, secondo il PM Calò, pubblica accusa in giudizio, avrebbe avvertito Galeb che era intercettato, esortandolo ad allontanarsi dall'auto in cui erano piazzate le cimici. Suggerimento che il giovane avrebbe raccolto, tanto che il dialogo registrato dagli inquirenti in saputa dei due fu solo parzialmente registrato. Il 18 giugno scorso, inoltre, salendo in macchina, Galeb avrebbe detto ad alta voce parole di scherno verso le forze dell'ordine, in modo che chi lo intercettava sentisse. Purtroppo il seguitissimo programma ha ricevuto un colpo basso che si è riversato su tutto l'entourage. Un episodio scorretto che ha avuto la sua denuncia. Una vergogna quando si tratta di una bambina innocente allontanata prepotentemente dalla mamma disperata che non ha mai smesso di sperare. Per Piera Maggio, un altro schiaffo morale al suo dolore.